Signorina, non faccia così. La prego. Stia buona. Voglio la mamma. La prego. Voglio la mamma. Voglio la mamma. Voglio la mamma. Laura, apri. No! Laura, mi senti? Voglio la mamma. Certo, certo. Adesso viene. Don Franco! Don Franco! Sì. Sta arrivando il professore. Dov'è mia figlia? Professore, stia calmo. Laura si è chiusa dentro, è agitata. Ma c'è Giuseppe, il nostro dove sacrestano. Dove sta, scusi? No, lei. Non ha... È lì, in sacrestia. Grazie. Tengo un attimo, scusi. Sì. Grazie. Laura, prego, apri, sono tuo padre. Laura, per favore, ascoltami, apri la porta. Per favore, apri! Stia calmo, professore, non la agiti di più. Ma questo è sangue. Ma cosa è successo? Si è chiusa lì dentro con una forbice, ma abbiamo chiamato un'ambulanza. Ma come un'ambulanza? Che mi nascondete? Cosa è successo? Professore, non Laura, è successo Laura, niente. Apri! Laura, apri! No. Apri, Laura! Per favore! Va via! Laura! Dov'è? Niente, è qui dentro. No, no, senti... Stai calma, Gina, per favore, le stia vicino, la tenga vicino, eh? Adesso vedrai che apre, non ti preoccupare, eh? Laura? Laura, è arrivata la mamma. Laura! Oddio. Laura! Dio mio! Dov'è la mia mamma? Laura, tesoro, sono qui, sono io. Non sei la mia mamma! Non sei la mia mamma! Tu non sei la mia mamma! Laura! Non sei Laura! La mia mamma! Mettetela su, presto! No, no! Sì, sì. Non sei la mamma! Buona, Laura! Mamma. Buona, Laura! Mamma. Calma, stai calma! Tieni ferma la gamba! Mamma! Mamma. Non dovevo lasciarla con te. Che le hai fatto? Senti, perché madre, l'hai ridotta così? Senti, guarda, non ricominciamo. Adesso vado in ospedale, eh? Lei la porti a casa. Certo. Ti telefono, non ti preoccupare. Scusi, signora, ma chi è questa mamma Ebe? È una donna che frequentava da anni la nostra parrocchia. Oggi l'hanno arrestata e hanno arrestato anche Don Monte, ma, purtroppo. Ma che è tutto un terribile. Che c'entra mia figlia? Adesso vada subito da sua figlia. Saprà tutto più tardi, professore. La ringrazio. Professore? Sì? Il violino. Ah, sì, violino, me lo dia. Grazie. Mercuri, era necessario farla venire qui. Sono 3 mesi che non parla, che non reagisce. Lei pensa che possa testimoniare in queste condizioni al processo? Guardi che è stato il tribunale a convocarla. Sì, però si può trovare un espediente, non so, un certificato medico. Sua figlia ha avuto un arresto psicomotorio. Si rifiuta di comunicare con il mondo esterno. Per sbloccarla bisogna che accada qualcosa. E questo qualcosa dovrebbe accadere qui, in tribunale. Ma perché escluderlo? Allo stato attuale sappiamo tutti così poco di lei. Gli unici deboli segni di ripresa li ha quando si parla di quella donna. Senta, se io mi opponessi? Guardi che è difficile gestire in 3 questa situazione. Lei è sempre in giro con i suoi concerti e ci dice per telefono cosa dobbiamo fare di sua figlia, sua moglie che cambia continuamente idea. E quindi io ho dovuto assumermi delle responsabilità e da solo. Abbia fiducia, ci vediamo in aula. Silenzio! Silenzio! Come al solito, sempre in ritardo, eh? Guarda, chiedo fuori ad aspettare Laura. Comunque, era meglio non farla venire, eh? Va bene, quella che sbaglia sono sempre io. Lettura vero? Degli articoli 416 e 461, comma 1 e 9 del codice di procedura penale. Descrittivi del reato di associazione a delinquere, per i quali sono stati incriminati la Giorgini, meglio nota come Mamma Ebe, per aver promosso, costituito e diretto l'associazione per delinquere, denominata Pia Unione Misericordiosa,
allo scopo di reclutare pseudo-religiosi e di commettere i reati di truffa ed altri reati connessi, come infradescritti. Gli altri, per aver partecipato all'associazione, particolarmente il Lavagnino, coniugato con la Giorgini seconde nozze ed avente funzioni amministrative, il Gesetti, avente funzione di prefetto, il Monti, con il compito ecclesiasticamente non autorizzato di ordinare sacerdoti e suori, nonché di fungere da esclusivo confessore e direttore spirituale di tutti i ragazzi e le ragazze entrati a far parte della predetta Pia Unione. I restanti, Ballarini e Giuseppina, Mazza Damiano e Luchini Lina, sono chiamati in giudizio in qualità di coadiutori della Giorgini, per aver profittato a scopo di lucro degli altrui sentimenti religiosi, nonché di aver costretti alla vocazione alcuni componenti della comunità con l'uso di psicofarmaci. Va bene, se il collegio di difesa non ha niente da eccepire, procediamo pure con l'ascolto dei testi. Chiamo a deporre Agostini Sandra. Insomma, scusi tanto. Agostini Sandra. Agostini Sandra. Agostini Sandra. Signor Presidente, la testa citata è assente. E vabbè, proseguiamo col secondo test. L'Agostini la faremo ricercare. Laura Bonetti, lei riconosce tra gli imputati la nominata Ebe Giorgini? Infermiera, per favore. Signorina Bonetti, lei frequentava la parrocchia di Don Paolo, vero? Sì, ci andavo molto spesso. Come mai? Come iscritta alla Pro Civitate Cristiana, io... Dovrebbe alzare la voce, signorina. Come iscritta alla Pro Civitate Cristiana, io tenevo dei corsi di storia delle religioni. E poi... mi faceva molto bene parlare con Don Paolo. Io avevo bisogno di qualcuno con cui confidarmi. E lui mi trattava come una figlia. E fu lì che avvenne il suo incontro con la Giorgini? Vuol dire con la mamma? Beh, sì. Era domenica. E la mamma aveva portato delle novizie per la cerimonia annuale del rinnovo dei voti. Benedico in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Desiderosa di attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mi affido con tutto il cuore a questa famiglia. Mi assista la grazia dello Spirito Santo, la protezione della Beata Vergine Maria e l'esempio
della nostra fondatrice, mamma Ebe. Che Gesù ti aiuti e che tu sia benedetta. Amen. Già altre volte avevo cercato di spiegarmi come mai quella donna riusciva a raccogliere intorno a sé tutti quei ragazzi e quelle ragazze. Eppure a me non ispirava alcuna fiducia. Ed il fatto che Don Paolo fosse così rispettoso con lei mi irritava profondamente. Aspettai quindi la fine della cerimonia e andai in sacrestia per dirglielo. Ero un po' eccitato, lo ammetto, ma quella donna mi irritava. Laura, che c'è? Quella donna, Don Paolo. Ancora? Sì, c'è qualcosa di ambiguo, di malsano in lei. È possibile che non se ne accorga? Ti ho già detto che è una tua impressione. Ma è un'esibizionista, è un'esaltata. Laura, se tu conoscessi la vita e le sofferenze incredibili della donna che chiami esibizionista, se tu sapessi con quanto coraggio porta avanti la sua missione, quanto bene ha fatto e continua a fare, sono certo che cambieresti completamente idea. Ma non credo proprio, guardi. Io non ci riuscirò mai. Non mi farò plagiare come lei. Io so che tu mi nascondi qualcosa. T'ho sentito da lontano. Hai bisogno di me, anche se mi sfuggi. Sentii un calore interno in tutto il corpo. A poco l'irritazione che mi tormentava la pelle da tanti giorni e che ogni tanto mi deturpava, scomparve e dopo un po' la vidi apparire sulla pelle della mamma. Come se lei l'avesse assorbita su di sé. All'improvviso sentii un benessere che non avevo mai provato prima. Non solo fisico. Una pace interiore che non conoscevo. Non credevo a me stessa. Chi era veramente quella donna? Da quell'istante ebbi un solo desiderio: rivederla. Il giardino di Villa Ebe era pieno di gente in attesa. Speravano evidentemente che mamma Ebe potesse aiutarli. Ma come? E pensavo, è proprio vero che la fede nasce dalla sofferenza. Dentro tutto era in ordine, ben organizzato. Meglio che in tanti ospedali e cliniche che avevo frequentato per le mie attività assistenziali. La prima persona che incontrai fu Sandra Agostini. Aveva un viso ingenuo e dolce. Scusi, volevo vedere la signora Ebe. Ma guardi, io avevo una... Ma se ha da fare non fa niente. No, vieni. La mamma ha sempre da fare. Ma riceve tutti. Non aver paura, sta tranquilla. Mamma. Che cosa c'è, suor Sandra? Un'amica che vorrebbe parlarti. Mamma, mamma, vieni, presto. Resta così, torno subito. Levati. Che Gesù ti protegga. Eccoti la tua piccola. Vedrai che fra qualche giorno sarà sana e bella. Grazie.
Tornata al lavoro, pettegole. Io non lo so perché sono venuta qui. Sei venuta per darci una mano, spero. Abbiamo tanto bisogno d'aiuto. Dopo quella volta io andai a Villa Ebe quasi tutti i giorni. Sentirmi utile agli altri mi rendeva felice. E così la mamma divenne la mia guida. E io decisi di prendere i voti per restarle vicino. Immagino che queste guarigioni miracolose non fossero gratuite. Sì, invece. I pazienti lasciavano qualche offerta, naturalmente. Naturalmente. E naturalmente le offerte non venivano rifiutate. Ci vogliono soldi per comprare le medicine, per comprare il cibo, per tutte le cose. La gente era felice di aiutare la mamma. Le volevano tutti bene. E voi invece l'avete arrestata come una ladra, come una criminale. Mamma, ci sono giù 3 macchine dei carabinieri. Vado a vedere cosa succede. Che succede? Non lo so, la volta d'urso. Addio santo, proprio il giorno della passione. E lei, Giorgini Ebe? È proprio lei. Si prepari, la dobbiamo portare via. Non è possibile. Non è giusto. Beati tutti quelli che sono perseguitati dalla giustizia, perché io vi dico che solo di quelli sarà il regno dei cieli. Ma di che l'accusano? Non lo so. Vidi Sandra Agostini darsi la gamba. E poi vidi la mamma portata via dai carabinieri. Mi sentivo morire. Come potevo aiutarla? Mi precipitai da Don Paolo. E quando seppi che avevano arrestato anche lui, mi barricai in sacrestia e feci quello che sapete. In quanto ai 38 milioni che io ho dato alla mamma, è stata una donazione spontanea, ma anche legittima. Anche chi si sposa porta una dote nella sua nuova casa. E perciò io vendetti la mansarda che mi aveva regalato mio padre e detti il ricavato alla comunità di mamma Ebe, la mia nuova famiglia. Grazie, signorina. Lei può andare. Ma fermati. Signorina, dove va? Io voglio stare con loro. Ma lei non è imputata in questo processo. Io voglio stare con loro. Ma signorina, dove va? Che fa, signorina? Ma signorina, lei non ha commesso alcun reato. Neanche la mamma ne ha commessi, eppure l'ha processata. Stia vicino. E quindi non vedo perché non dobbiate processare anche me. La prego, signorina, non mi costringa a farla portare via con la forza. Io non uscirò di qui senza la mamma. Io non la tradirò come le altre, ha capito? Infermiera! Lasciatemi andare. La tengo. Lasciatemi. Infermiera! Io non la tradirò come le altre, avete capito? L'avete capito? Lasciatemi andare! Sì. Insomma, provvedete a farla uscire. Silenzio! Mamma. Silenzio! Lasciatela! Aiutami! Lasciatela! Lasciatela! Ascoltami, Laura. Qui non è il tuo posto. Tu devi ritornare a Villa Ebe con tutti quanti gli altri. Voglio che restiate tutti insieme uniti in preghiera, in attesa del mio ritorno. Vai pure, adesso. Vai. L'udienza è sospesa. Si riprende tra mezz'ora. È colpa tua. Almeno ti rendi conto delle tue responsabilità in questa faccenda. Ma perché tu pensi di non avere responsabilità, eh? Sei tu che ci hai piantati. Laura aveva solo 6 anni. E perché l'ho fatto, eh? Perché? Perché avevi finalmente capito che un modesto violinista come me non sarebbe mai diventato ricco. No, bugiardo. Me ne sono andata perché ho capito che non ti interessavo più. La musica, la tua stramaledetta musica. E poi io dei soldi me ne frego. Si vede. Basta conoscere i conti in banca che hai sposato per capirlo. Ma che farmo, lei non sapete che sta facendo riguardo a me, nostra figlia. Stai buono! Non ti abbassare. È inaudito.
Laura non è più figlia mia, è figlia tua. È come tu l'hai voluta. Del resto, neanche lei mi vuole più come mamma. Ecco, brava, piangi. Mai visto ghiandole lacrimali più attive. Laura. Non tentare di fermarmi anche tu, sarebbe inutile. E parliamone, no? Non servirebbe. Sì, forse adesso è troppo tardi, è vero. Avrei dovuto parlartene prima, d'accordo? Devi sentirti in colpa. Non è il caso. E poi io adesso sono felice, t'ho già perdonato. Perdonato di che? Laura, aspetta. Cos'è quella donna per te? Quello che per te è la tua vita, la tua musica. Senta. Eh? Venga. Venga qui. Dice a me? Senta, noi dobbiamo muoverci, darci da fare prima che sia troppo tardi. Ma lei chi è? Io sono una che ha un figlio nelle stesse condizioni di sua figlia. Venga, venga con me. Ascolti. Se non ci aiutiamo tra di noi, quelli ci mettono sotto, ha capito? Questo processo è tutta una farsa. La Giorgini ha coperto i giudici. La vuol capire? I testimoni sono terrorizzati, si nascondono, scompaiono. Come ha fatto oggi la Sandra Agostini? Quella sa tutto, scomparsa. E domani scompariranno tutti gli altri. Io non posso muovermi. Io sono sorvegliata, ma lei sì che può. Scusa. Ma come? Cosa posso fare? Li scovi. Lei deve cercare i testimoni, li convinca a venire al processo. Sì, ma io... Li scovi. Lei li deve portare in tribunale. Dobbiamo sconfessare la Giorgini se vogliamo recuperare i nostri figli. Ha capito? Dei clienti che vengono qui a piangermi sulla spalla e la tirano per le lunghe con le loro disgrazie. Con te invece mi sono messa a parlare io. Beh, fa bene sfogarsi ogni tanto, no? Sì. Tu che fai, non ti spogli? Beh, sì, certo, ma... Le dispiace se parliamo ancora un po'? Naturalmente le pagherò tutto il tempo che le faccio perdere. Ah, sei un po' timidino, eh? Va bene, parliamo pure. Però dammi almeno del tu. D'accordo, ma... Volevo dirti... che anch'io ho perso una figlia. Mi dispiace. Beh, non è che... Cioè, l'ho persa nel senso che è scappata di casa per andare a vivere nella comunità di mamma Ebe. No, ascolta, forse non mi sono spiegato. Ma lei chi è? Un poliziotto? No, non mi sono spiegato, volevo dirti che... Un no, giornalista, guardi, chi è? No, sono il padre di Laura. Se ne vada. Mi creda, sono il padre di Laura Benetti, la ricorda? No, io non conosco nessuna Laura. La prego, Laura sta male, io non so come aiutarla. Vada via, ho detto, non se abbia, ne vada. Non abbia paura, guardi, sono solo un musicista, vede, eh? Non le voglio fare del male, le chiedo solo di aiutarmi. Mandalo via. No, un momento, scusi, qui c'è un equivoco. Gli dica lei chi sono, per favore. Adesso via. D'accordo? Vada via. Ti accalmo, d'accordo, va bene, me ne vado, d'accordo. Ecco, bravo. Sandra, per favore, è tutto un equivoco. Ho detto che te ne vai. La prego, mi aiuti. Stai, ne devi andare, hai capito? Sono il padre di Laura, hai capito? Stronzo. Ma almeno t'ha pagato. Ah, vaffanculo pure te. Vuol ripetere il suo nome? Sturla Maria Pia. Presidente, prima che inizi l'interrogatorio, vorrei precisare alla corte che la testa è stata vicaria della Giorgini. E se non si trova anche lei sul banco degli imputati, è solo perché è uscita dall'ordine un paio di mesi prima che scattassero i mandati d'arresto. L'intervento della difesa è solo un tentativo di screditare agli occhi della corte la deposizione della mia assistita. Avremo modo in seguito di chiarire e precisare ogni cosa. Lei
in istruttoria, ha dichiarato che era convinta di essere una vera suora. Lo conferma? Sì. A me la mamma ha sempre detto che l'ordine era riconosciuto dalla Chiesa e che eravamo religiosi a tutti gli effetti. Del resto ci mandava a lavorare come suore presso asili, case di riposo, scuole materne, dirette da preti. Conferma anche che Monsignor Monti appoggiava la Giorgini per procurarsi un certo numero di vocazioni da offrire alla Chiesa in cambio del soglio cardinalizio cui aspirava. Sì, lo confermo. La mamma ci diceva che se fossimo arrivati a 200-300 tra suore e seminaristi, Don Paolo sarebbe diventato cardinale. Questa sembra decisa a parlare. Leggo qui che Don Paolo Monti si prestava ai raggiri ideati dalla Giorgini e che lei stessa entrò nella congregazione vittima di uno di questi raggiri. Vuol precisare alla corte come avvenne esattamente? Ero in crisi per una serie di vicende personali e mi riavvicinai alla confessione. Fu un'amica a parlarmi di Don Paolo Monti, della sua parrocchia, della sua umanità. E da allora fu proprio così che lo conobbi. Lei sa che il suicidio è peccato anche solo a pensarci? Se ancora non l'ho fatta finita, è perché mi è mancato il coraggio. La nostra vita appartiene al Signore. Non possiamo disporne come ci pare. Mi sento così, così vuota, così inutile. Inutile? Ho perso mio marito. L'unico essere al mondo che mi amava. È stato terribile. Un male se l'è portato via in meno di un mese, senza pietà. Non ha figli? No. Di lui non mi è rimasto niente. E anche questo è un motivo di più della mia disperazione. Devi rassegnarti alla volontà di Dio. Trovare la forza per continuare a vivere. Sei in difficoltà economiche? No, mio marito mi ha lasciato delle proprietà. Ma non ho voglia, non ho voglia di niente. Io non ho più scopi, capisce? Hai sentito parlare di mamma Ebe? Sì, ma non è di una guaritrice che ho bisogno. Fisicamente sono sana. Lei cura anche le anime. Vai a trovarla, confidati con lei e apri il tuo cuore. È una santa donna che vede al di là delle cose terrene. Pensa che possa aiutare anche me? Certo. Quando arrivai a Villa Ebe, la mamma mi ricevette subito. Tuo marito è morto e tu ti stai chiedendo perché Dio ti abbia privata dell'uomo che amavi e che tanto ti amava. Non devi chiedere conto a Dio delle sue azioni. Non lo sai che gli manda le prove più dure proprio a quelle anime che predilige? Mi aiuti lei. Io non so che fare. Sento che la mia vita non ha più senso ormai. Offrila al Signore. Lui ti dirà che cosa fare della tua vita. Sì, mi prenda qui con lei. Voglio farmi suora. Resta pure se vuoi. Ma per i voti devo ancora riflettere. Tu sei bella, sei ricca e le seduzioni del mondo possono infiacchire, prostrare la tua volontà. No, io sono pronta. Senti, qui la vita è molto dura e io voglio essere sicura della tua vocazione. Adesso vai pure. Ti farò sapere. Da quel momento non la vidi più per parecchio tempo. Passai giorni d'inferno. Mi aggiravo per Villa Ebe come un'anima in pena, con l'ansia di un condannato a morte in attesa della grazia che non arrivava. Quando fui cotta abbastanza, Lavagnino mi chiamò nel suo studio. Ah, venga avanti, venga avanti. E la mamma? La mamma ha telefonato. La saluta. Ma quando torna? Dio solo lo sa. L'opera versa in condizioni economiche disastrose e lei è in giro per l'Italia a cercare aiuti. Pellicce, argenterie, tutte donazioni di gente generosa. Anni di fatica, di lavoro, di sacrifici, di opere di bene. Volevamo conservarle, invece siamo costretti a cederle per far fronte ai bisogni della comunità. Già. Tenga. Aggiunga anche questi. Tanto a me non servono più. Anche le proprietà che mi ha lasciato mio marito a me non servono più. Metto tutto a disposizione della comunità.
purché la mamma torni. Sei pronta a castigare il tuo corpo e a farlo schiavo dell'anima con la purezza della castità? Sì. Sei pronta a rinunciare alle ricchezze terrene per conquistare quelle dello spirito con la povertà? Sì. Qui non c'è posto per Satana. Sei pronta a rinunciare a lui? Sì. Hai mai preso parte a qualche messa nera, sabba e altre aberrazioni del genere? No. Hai mai fatto patti di sangue come in magia nera e usato filtri magici? No. Soffri di desideri di gerontofilia? No. Hai mai avuto rapporti omosessuali? E con morti ed ectoplasmi durante le sedute spiritiche? Che la teste ha insinuato che Don Paolo Monti violava sistematicamente il segreto della confessione, rivelandone il contenuto alla Giorgini, e esigo che le si domandi di rettificare questa assurda accusa nei confronti del mio assistito. Non ho nulla da rettificare, solo in confessione. Avevo detto che la morte di mio marito aveva avuto per me un significato doppiamente tragico. E aveva scatenato i miei sensi di colpa. E un bisogno cieco di espiazione. Ero ossessionata dall'idea che la morte di mio marito non fosse stata accidentale, ma suicidio. Gli confessai che lo stavo tradendo. E forse lo avrei lasciato. Quindi lei esclude che la Giorgini avesse poteri paranormali che le consentivano la divinazione? Aveva il potere di portarsi dietro la gente. Non aveva bisogno di convincere, perché incantava, che è molto di più. E ora veniamo alle punizioni. È vero che erano pratiche frequenti? Sì, a volte bastava un nulla, come bere un bicchiere d'acqua senza permesso o mostrare segni di cedimento per essere puniti severamente. Io stessa ho dovuto eseguire parecchie punizioni per ordine della mamma. Quella che veniva punita più spesso e più duramente era Sandra Agostini. Quando cominciò ad aprire gli occhi? Circa un anno dopo, mentre eravamo a Tirrenia, per gli esercizi spirituali. Quando cominciavano le giornate più calde, la Ebe ci portava in spiaggia. Era il gruppo ristretto dei preferiti, dei più zelanti. Si giocava, si cantava, ma sotto quell'aria di festa si nascondevano tanti intrighi, tante torbide complicità, come in una piccola corte. Vai lì dietro. Senza chiedere mai niente. Dai, vieni con me.
dai. Vieni a vedere, corri! Guarda, guarda la mamma! Oh, oh, oh! Oddio, con Giulio! Quello che è proibito per noi non lo è per lei, a quanto sembra. Non è vero! Bugiarda, non è vero! Stia seduto! Si è inventata tutto! Stia seduto! Si è inventata tutto, ha detto un maledetto mucchio di palle! Siediti! Sta seduto! Tanto è inutile. Non potranno mai capire che cosa vuol dire amare con animo puro. La sua anima è nera come il peccato, ma Dio è grande e mi vendicherà. Un altro intervento vi faccio lasciare l'aula. Prosegua pure. Dopo quella volta, sia io che Sandra, ci convincemmo che qualcosa non andava e ci decidemmo a scrivere al vescovo di Firenze per chiedere consiglio. Ma invece fummo scoperte. Io fui picchiata e fui imbottita di psicofarmaci e solo qualche mese dopo riuscii a lasciare Villa Ebe. Sandra non so che fine abbia fatto. Lei può andare. La seduta è tolta. Si riprende domani. Il rogo. Una donna così si merita. Ma lei, piuttosto, si sta muovendosi o no? Stia tranquillo, un paio di indirizzi molto interessanti. Fate come vi pare, trovate un sostituto. Io non posso proprio venire, mi dispiace. Comunque, al concerto del 25 ci sarò. Ti ho detto che ci sarò, stai tranquillo. Se è lo stesso repertorio del concerto di Padova, non ci sono problemi. Domani ti richiamo. Stai tranquillo, mi bastano solo poche prove. Mandami il programma, eh? Ciao. Questa è una lettera scritta di suo pugno. Esigo dalle sue obbedienza cieca. Solo così concederò grazie e guarigioni. Firmato Gesù. Non le pare ridicolo usare un simile pseudonimo? Certe cose che paiono ridicole per un mondano non lo sono per un mistico. Come faceva ad accettare i voti di castità della Giorgini? Credeva davvero alla sua verginità? Sì, perché lo dicevano tutti coloro ai quali non risultava il contrario. A lei invece cosa risultava, visto che i carabinieri la trovarono nella camera di mamma Ebe, che si infilava in tutta fretta i pantaloni? Ero andato ad avvertirla che c'erano i carabinieri. Venivo dalla mia stanza, era mattina presto, ero in pigiama. La mamma è casta e pura come un giglio. Un giglio strano, che preferisce essere annaffiato con champagne costosissimo. La mamma è stata operata allo stomaco. Lo champagne l'aiuta a digerire. Anche lo yacht l'aiutava a digerire? Una barca o un motoscafo non è uno yacht. Comunque la mamma gli ordinò per beneficenza. Un cantiere aveva poche ordinazioni. Piuttosto che veder licenziare gli operai, decise di ordinare l'imbarcazione. Io l'ho conosciuta dopo che si era separata da Ugo Foschi. Svolgeva attività di maglieria e divenimmo soci. Poi ci sposammo. Le risultava che il primo marito fosse impotente? Così diceva la sentenza della Sacra Rota. D'accordo. Ma a lei, direttamente, come risulta? Non intendo rispondere su argomenti di carattere sessuale riguardanti mia moglie e la mia persona. Come vuole. Le ricordo però che sua moglie sostiene che anche lei è impotente per un colpo partito accidentalmente da una pistola. Questo è falso. Quindi poteva avere rapporti normali. E ne ha avuti? Mia moglie è molto malata. Ha subito 18 interventi chirurgici con l'asportazione degli organi riproduttivi. Risponda alla domanda. I primi tempi si rifiutava di avere rapporti per i suoi principi morali. Dopo abbiamo fatto voto entrambi di castità. Insomma, ha avuto mai rapporti con sua moglie? Qualche volta. Oh, finalmente. Non è vero! Non è vero! Dillo, mamma, che non è vero! Si riprende domani, la seduta è tolta. Un'altra volta con la Giorgini! Quella bestia lurida, impestata, vacca d'una troia, maledetta, zoccola, lei e chi l'ha generata! Un'altra volta con la Giorgini! M'ha rovinato la vita, m'ha rovinato! Beh, senta, mi dispiace, non lo sapevo. Dai, giornalista!
Perché io la spanso, sa, porca! No, stia calmo, per favore! Siete tutte morte, maledetti! Ma io sono musicista, mi creda, non sono un giornalista. Io suono il violino. E ve la suonano qui! Per favore, sia gentile, butti via quell'arnese. Guardi, io sono qui per farle alcune domande, ma non come giornalista. Allora è avvocato! Avvocato, no. Si calmi, per favore, si calmi. Adesso le spiego tutto, d'accordo? Vede, mia figlia non sta molto bene, è malata. Io sono convinto che la colpa sia della Giorgini. Ma certo che è della Giorgini! Quella strega maledetta è andata in giro a dire che i Foschi mica sono un uomo! Ora mi guardi, Le sembra un uomo o no? A me pare di sì. Ah, le pare, Maria, ven fora! Ora, senta, leve. Si mette a sedere. Quando l'ho presa io a 17 anni, era bella, era proprio un fiore. Era sana madonna, c'aveva due fianchi, due cosce, sembrava un armadio. Ora è brutta. L'ho vista sui giornali, vecchia, proprio vecchia, oh! Non è che io ci abbia nulla contro le vecchie, per me la femmina è femmina, no? Finché respira! Maria, vien fora! Oh, leve, era un pozzo senza fondo, non c'era verso di saziarla mai. Si trombava dall'alba al tramonto e lei lo rivoleva fare ancora. Non era possibile. Una mattina dopo che avevo trombato tre volte, torno all'improvviso a casa e la trovo congiunta con un frate cercatore. Ora, i Foschi sembravano da tenere le corna così. Sono tornato a casa, li ho presi a calcio e li ho buttati fuori tutti e due. E lei sputa il veleno e va a dire in giro che i Foschi è impotente. A me! Maria, ven fora! A me, che non mi tira a me, capito? Ai Foschi, Senta, lei verrebbe a processo testimoniale? Porca! Ecco, guardi, questa è la moglie nuova, Maria. Guarda, questi sono tutti i miei bambini, sono tutti i miei, hai visto? Maria, diglielo un po' a questo signore. Com'è il Fosca? Diglielo un po'! Anzi, guarda, aspetta un minuto. No, gli si fa vedere. No, ma guardi, ci credo. Qua, Maria. No, beh, un minuto. No, un minuto ma solo, guardi, sta a vedere un po'. Non c'è bisogno. Guarda. Oh, sta a guardare un po', ti fa vedere io. Che ti sta a vedere. Mettiti per bene. Senta, guardi. No, è bestia di un minuto, aspetta un po', ti fa vedere io. Sta attenta te, sta buona. Alzati la gonna. No, stia a guardare. Ma che vergogna, si ti fa vedere. Fa un minuto. Te sta bene. Alzati la gonna per benino, tirati giù le mutande. Oh, sta fermo. Mettiti per bene. Ma forza. No, che fai? Sta attenta. Fammi vedere. Non mi vergogno. Fammi toccare. Sta fermo. Stavo. Ma lei è un giornalista? Perché crede che io sia un giornalista? O non è andato su a parlare con i Foschi? Sì, e allora? L'altro giorno c'è stato un altro signore, un giornalista di Firenze, della Nazione. L'ha cacciato via subito. Diretta? E dai numeri Foschi. Gli è diventato grullo perché l'è impotente. Ma perché dite questo? Ci va presto a mettere in giro delle chiacchiere che poi non risultano vere. Io l'ho appena visto. Mi sembrava uno virile, anzi direi fin troppo virile. È tutta scena. Lui gli sposò la Giorgini perché fin da ragazza la faceva alle guarigioni. Così la pensò che poteva guarire anche lui. Ma poi siccome De Santone, il bischero, un lo tratta, no? Lui rimase impotente e lei lo piantò. Lui ci sperava in una bella guarigione e invece nisba. Ma adesso ha un'altra moglie però. Ma che altra moglie? Quella è una donna, una barbona, raccogliticcia, la tiene così per casa. E i figlioli, i bambini di chi sono? Di chi sono bambini? Di chi sono bambini? Ma di chiunque possa essere. Lei la dà a tutti. Di chiunque fuori che di Foschi. Vabbè, senta, questi sono i soldi per il vino. Buona giornata. Quello perché è troppo vecchio, l'altro perché è mezzo matto. Mi spiega che cosa ci va a fare se non li porta qui. Ma vedi, signora, sarebbero state presenze inattendibili, più dannose che utili. Sandra sa tutto. Io ci ho provato, ma... Lei deve insistere. Sandra, ci serve. Le ho lasciato il telefono. Spero che ci ripensi e mi richiami. Cavallo, senta. Lei deve prendere Sandra e portarla qui per i capelli. A calci in culo. Ha capito? Altro che telefono. Sì, se forse senta, maschio. Ma... No, senta, guardi, parliamoci chiaro. Se lei vuole recuperare sua figlia, con le buone maniere non ci riesce, vero? E per fortuna che oggi tocca a me deporre. E sentirà che musica. Perché tanto qui nessuno sa di che cosa sono capace di fare io. Assassina! L'ergastolo dovete darle. Si calmi, signora, si calmi. Ma che si calmi? Lo guardi, signor Presidente. Eccolo là, mio figlio. In mezzo a quei disgraziati. Non si lasci andare così. Siamo in un tribunale. Veniamo ai fatti. Mio figlio soffriva di scoliosi. E un giorno la vicina mi ha detto: ma perché non lo porti da mamma Ebe? Mamma Ebe è una santa, lo guarirà. E beh, dico io,
Riportiamolo da mamma Ebe. E ce lo portai. Avevo provato tutto, sa. Ospedali, professori, niente. L'ho detto, facciamo anche questo. Poi una sera Bruno mi telefona e mi fa: sai, mamma, ho fatto la mia scelta. Mi faccio prete. E non l'ho mai più visto da quel momento. Le hanno impedito di vederlo? Telefonavo? No, non c'era. Andavo a trovarlo? Non c'era. Chissà dov'era. Poi ad un certo momento ho deciso di far finta di essere della stessa idea, ecco. E ho chiesto lì a Villa Ebe se per caso avevano bisogno di un aiuto. Io poi, sa, faccio tante faccende di tutti i generi, quindi insomma, se potevano prendermi. Volevo vedere da sola, coi miei occhi, cosa avevano fatto a mio figlio. Ci andavo due volte alla settimana. Non ci avevano pensato su molto a farmi lavorare, visto che mi ero offerta gratis. Però di Bruno neanche l'ombra. Qua, dico, mi devo muovere. Ma per farlo senza destare sospetti, dovevo trovare il momento adatto. Una sera, durante l'ora della preghiera in onore di mamma Ebe, presi coraggio. Era una notte che Dio la mandava, non potrò mai dimenticare. Ne ho viste di tutti i colori. Non tacere quando bocche bugiarde e maligne si aprono contro la nostra santa mamma. Unisci chi le vuol male, siano abbreviati i giorni suoi, il suo posto lo prenda un altro. Diventino orfani i suoi figli e vedova la sua sposa. Insidi l'usuraio le sue sostanze, divorino gli altri le sue rendite. Sia per lui come una veste la maledizione, gli entri come acqua nelle sue interiora, come olio nelle sue ossa. Sia per lui manto in cui s'avvolga, cintura che sempre lo cinga. Questo sia da parte del Signore la mercede degli accusatori della mamma, di quanti imprecano all'anima sua. Si sappia che qui c'è la tua mano, che tu, oh Signore, hai fatto questo. No, dove sei? Ti prego. Dove sei? Per favore, è inutile che tu scappi! Va via, sei ubriaco fradicio! No, credo subito, fatti guarda prendere che ti faccio toccare il paradiso! No, 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 vieni! Aiuto! Vieni, che ora ci spiego una cosa. No, lasciami! Non sei un sta buona. Lasciami. Dammi un bacio. Guarda che mi metto ad urlare. Chiamo la mamma. Chiami la mamma. Eh sì, chiama la mamma. Chiama. E quando ti risponde? Quando ti risponde sta puttana? Fa il voto di castità, poi la dà a tutti. La dà a tutti. Dice che tu hai fatto il voto di castità. E chi se ne frega? Io il voto di castità lo rompo. E poi rompo il quanto. Spirito immondo! Spirito immondo! Potenza satanica! Potenza satanica! Vade retro, Satana! Vade retro, Satana! Vade retro, Satana! Vade retro, Satana! Inventore! Inventore, maestro d'inganno! Vade retro, Satana! Vade retro, Satana! Vade retro, Satana! Trema e fugge l'invocazione che noi facciamo del santo e terribile nome di quel Cristo che fa tremare l'inferno, a cui le virtù dei cieli, le potenze e le dominazioni sono sottomesse. Che la pace sia con te. Bruno, figlio mio. Tu? Ma come ti hanno ridotto? Che cosa ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto? Niente. Ma come niente? Sei tutto per le ossa. Fuori. Dentro sono pieno di felicità. Dio! Figlio, figlio. T'hanno drogato, vero? T'hanno drogato. No. Mi hanno riempito di pace e di amore. Mi hanno dato Dio. Ma quale Dio, quale Dio? Ti hanno ubriacato di pasticche. Io non ti riconosco più. Una volta eri tutto pieno di vita. Ti piacevano le ragazzine, te lo ricordi? Dimmi che te lo ricordi.
sai, cantavi benissimo quando eri bambino. Io ti chiamavo il mio piccolo Iglesias. Oh, amore mio. È passato tanto tempo da allora. Adesso la cosa più importante è la mamma. Io sono tua madre, io. Non sei tu. La mia mamma è quella che mi ha fatto conoscere Dio. Mamma Ebe. Ma che cazzo di mamma Ebe? Io sono tua madre e adesso tu vieni a casa, vieni subito a casa. No, ti prego, lasciami. Lasciami, vedi che questa è la mia casa. Tua aiuto. Madre. Franco. Aiuto. Vieni con me. Poi ne vennero altri tre. Aiuto. E mi buttarono in mezzo alla strada. Io li denunciati. Sa cosa mi ha risposto la sua legge? Cara signora, suo figlio è maggiorenne e noi non ci possiamo fare niente. L'unico che mi ha aiutato un po' è stato il vescovo, Monsignor Altieri. Lei conferma? Sì, è vero. La signora Corradi venne da me. Predisposi subito un'accurata indagine e appurai che le attività della Giorgini non erano affatto riconosciute dalla Chiesa. A noi risulta che alcuni vescovi, mi pare quello di Udine, di Gorizia, di Reggio Emilia, avessero autorizzato la Giorgini, approvando lo statuto dell'associazione. Risulta anche a lei, Eminenza? Aliud alis videtur optimum. Agli uni sembra cosa ottima una, agli altri l'altra. Insomma, le risulta o no? I vescovi sono anche uomini e commettono delle leggerezze a volte. Quindi conferma che per la Chiesa la comunità di Mamma Ebe era illegale. Non poteva essere altrimenti. Ai membri di un istituto secolare fatto obbligo, tra gli altri, di un'assoluta continenza del celibato. Vale a dire, non possono essere sposati, e tantomeno due volte, come nel caso della Giorgini. Questo spiega perché l'imputata si affanna tanto a convincerci che entrambi i mariti erano impotenti. Per carità, avvocato, non torniamo su questo argomento. Ne abbiamo già sentiti abbastanza. Una volta fatta l'indagine, cosa fece? Scrisse all'interessata invitandola in curia per un colloquio chiarificatore, al quale pensò bene di venire accompagnata da Don Paolo Monti. La Chiesa non può accettare nel suo seno chi vive in peccato di adulterio. Dai documenti del mio matrimonio in suo possesso, lei... Prego. Grazie. Lei dovrebbe ben conoscere la realtà del mio primo matrimonio. Senza contare che il Santo Padre ha esortato caldamente i pastori ad adoperarsi affinché i divorziati non si sentissero separati dalla Chiesa. Lei, reverendo, farebbe bene a prendere le distanze da questa donna. Se un cieco guida un altro cieco, ambedue vanno a finire nel fosso. La gente ha bisogno di credere, ha sete di fede. E se questa donna li disseta, ciò vuol dire che è uno strumento del Signore. Non siete autorizzati a raccogliere vocazioni in nome della Chiesa. Nessuno può impedire a dei battezzati di servire il Signore con le missioni dei voti. Se la Chiesa non ci vuole, noi allora onoreremo Dio al di là di essa. Non c'è Dio senza Chiesa. Andiamo via, Don Paolo. No, aspetta. Tanto è inutile. Qui stiamo parlando con un sordo e con un cieco. Scriverò a tutti i vescovi invitandoli a diffidare di voi. Non troverete più nessuno disposto ad aiutarvi. Sprecate del tempo. Mamma Ebe fa comodo a tutti. Le richieste d'assistenza pubblica sono molte. E io fornisco tanta manovalanza e a basso prezzo. Non v'ascolterà nessuno. Purtroppo in risposta alle mie lettere vi soltanto delle assicurazioni generiche. Qualcuno richiamò Don Paolo, ma niente di più. Poi fui chiamato a Roma e non potei più seguire la vicenda. Lei conferma che la Sturla ce l'aveva morte con i seminaristi? Sì, certo. Sin da quando la mamma aprì Villa Ebe al braccio maschile, cominciò a comportarsi stranamente. Vuol precisare? Cominciò a pretendere cose che non poteva pretendere, neanche come vicaria. Avanti, su, avanti, sbrigatevi. Prendete secchio e ramazza e cominciate a pulire la sezione. Noi? Sì, voi. Mica possiamo fare tutto noi suore, sai. Ma abbiamo gli esami tra breve, dobbiamo studiare. Ma dai, poche chiacchiere. Avete tutta la notte per studiare. Questo, Suor Maria Pia, se permetti, lo decido io. Guarda che la vicaria sono io. Ed io sono il responsabile del settore maschile. Il responsabile? Il responsabile. Tu sei solo un bell'imbusto che non fa niente dalla mattina alla sera. Io accompagno la mamma. La mamma l'accompagna il marito, come ha sempre fatto. Perché si dovrebbe cambiare? Vuoi dirmelo? Perché lo decido io, ignorante. Ignorante a me? Ma brutto scemo! Io ti mando a pulire i cessi, sai, con le tue manine! Oh! Te la do in testa, sai?
In testa a me! Ma te la spacco io la testa! Ma Giulio, basta! Fermi, stai fermo! Non pagare! Io ti ammazzo! Finitela! Non sempre si può fare ciò che si vuole, Maria Pia. Giulio m'è stato mandato personalmente dal Santo Padre per poter badare alla mia persona. E tu lo sai quanta gente c'è che mi vuol male. Sono molte le cose che suor Maria Pia non sa. Voleva che lasciassimo di studiare per lavare per terra. Vuol dare sempre ordini a tutti. È mio dovere. Io sono la vicaria generale. È bene che lo capite tutti. Noi non dobbiamo capire proprio ben niente! Lo senti come parla? Lo senti? Ha ragione. Ha ragione. Il settore maschile non è di tua competenza. E da quando? Da adesso. Obbedienza, Maria Pia. Obbedienza. La Sturla accettò il provvedimento con obbedienza, ma da quel momento prese a meditare la sua vendetta. Temendo che il potere, che prima aveva tutto lei, potesse passare invece ai seminaristi, cominciò a sobillarci contro la mamma. Per prima cominciò con suor Sandra, una tra le più semplici e le più fragili di tutte. Passavano ore e ore chiuse in camera insieme e diventavano sempre più intime. Quei loro atteggiamenti mi insospettirono. Volevo saperne di più e cominciai a spiarle. Una sera le vidi sul letto seminude, che si divertivano a leggere alcuni quaderni delle colpe sottratti di nascosto dalla camera della mamma. Senti che scrive questa santarellina della Teresa. Questa notte. Senti questa. Guarda cosa scrive Sergio. Cara mamma, ho sognato la Madonna, ma era nuda e somigliava tanto a te. Oh. Ma come faceva a sapere che era la Madonna se era nuda? Ma quale Madonna? Ma quello ha sognato la mamma e basta, ma figurati. Questi sono i nostri quaderni delle colpe. Beh? È vietato leggerli. Solo la mamma può farlo. Qui troppe cose può fare soltanto la mamma. Ma è peccato. E portarsi a letto Giulio non è peccato? Sai dov'era ieri la nostra santa e vergine mamma? Era dietro le due. Insieme a Giulio. Non ci credo. Ah, non ci credi? Erano distesi così, languidamente. Vieni, facciamoglielo vedere. Oh, Giulio, a volte mi sento come la Lara dei promessi sposi. Del dottor Zivago, scema. Sì, del dottor Zivago. E tu fa finta di niente, eh? Se avete preso anche il mio quaderno, guai! Non fare così, piccioncino mio. Il tuo Giulio sarà sempre più vicino alla sua pallina. Oh, sì, Giulio. La tua mano è più dolce delle corde di un violino. Perché non ve ne andate e lasciate l'ordine se non vi sta più bene? Vi piacerebbe, eh? Voi seminaristi non vedete l'ora di mettere le mani su tutto, ma non vi riuscirà. La mamma è dalla nostra parte. Questo lo vedi? Lo vedi? È tutta roba nostra. Qui c'è anche il nostro sudore, le nostre sostanze. La mamma farà quello che diremo noi, vedrai. Giusto. La mamma era in Piemonte in quel periodo. Aspettai che tornasse e le dissi tutto. Vai, vai. Io sono il padre di Laura Bonetti. Volevo chiedere alcune informazioni su mia figlia. Ma che fai? Oh. Lo lasci! Ma che succede? Ma lasciatemi! Non lo lasci stare! Non lo lasci, scusi! Bruno, scappa! Bruno! Aiuto! Aiuto! Bruno! Bruno, torna dalla mamma, Bruno! Bruno! Aiuto, lasciatemi! No, lasciatemi! No, non vengo! No! Senta, scusi, sono il padre di Laura Bonetti. Ma non abbia paura. Vedi, io non sono in conflitto con mia figlia. Però vorrei capire. Va bene, però non ricordo. Andiamo. Che cosa posso dirle di Laura? Laura è una ragazza straordinaria. È stata molto vicina a tutti noi, alla mamma. Ed ha anche molto sofferto. Molto sofferto? Perché? Ha sofferto, molto. Ma è stata anche illuminata. Un giorno accadde una cosa che non potrò mai dimenticare. Che fai? In cucina ho visto Lavagnino che metteva le mani dappertutto. È un'idea.
assurda, però è meglio controllare. Se ci avesse messo dentro qualcosa. Un sonnifero. Anche peggio, anche peggio. Peggio, ma allora perché l'hai mangiata? Meglio io della mamma. Comunque non ha nessun sapore strano. Però è meglio non dargliela. Falle preparare qualcos'altro. Grazie tante, figliola. Poggia tutto lì. Io vado a prendere la macchina. Tu mangia, mi raccomando. Sì, ma prima voglio vestirmi. Voi restate con me. Mi farete compagnia mentre mangio. Grazie, mamma. Quale vestito vuoi, mamma? Questo qui. Laura! Che hai? Sto soffocando! Mettiamola su. Calmati, Laura. Laura, calmati. Mamma! Girati la sua schiena. Laura, calmati. La minestra era avvelenata, aveva ragione Laura. Presto, andate a prendere del sale e dell'acqua calda. Laura, controlla il tuo corpo. Calmati. Laura. Laura. T'ho detto di stare calma. Calma. Laura. Ascoltami. Questo è un segno che t'ha mandato il Signore. Sta tranquilla, tu guarirai adesso. E da oggi sarai sempre al mio fianco. Per fortuna a Villa Ebe c'era sempre un medico anche dopo l'orario delle visite. E così basta una lavanda gastrica per salvare Laura. Ma io non mi sono mai accorto di niente. Com'è possibile che mia figlia... Sembra tutto così assurdo. Assurdo che la mamma si è rinchiusa là dentro. Sola. Che cos'è quella donna per voi? Cosa rappresenta? Tu cerchi una spiegazione razionale che io non posso darti. Mi raccomando, andate giù e che nessuno ci abbia seguito. Beh, per favore. Vedi, io vorrei solo capire. È per questo che ho voluto incontrarti. Sai, con Laura non sono mai riuscito a comunicare. Forse capirai meglio se ti dico chi siamo noi. Io, Laura, gli altri. Tu non sai com'ero, anzi cos'ero prima di conoscere mamma Ebe. Tu non puoi immaginare che inferno era la mia vita a casa di mia madre. A me tua madre mi è sembrata una persona... Beh, sì, forse un po' apprensiva, ma in fondo una persona come tante altre, no? Davvero? La prima volta che la scoprii a letto con un uomo avevo solo 5 anni. Ero entrato in camera sua solo perché avevo paura del buio. Loro erano lì, nudi, sudati... Sporchi. Poi l'uomo si alzò e mi cacciò via con un calcio. Rideva, e lei non... Bevo un bicchiere d'acqua. Io odio mia madre. La odio. Quanto amo lei. Quella è la mia vera mamma, perché mi ha dato molto di più che la vita, capisci? Solo che in principio l'amavo male. E lo scrivevo sul quaderno delle colpe. Vedi, io non voglio giudicare nessuno. Ma resta il fatto che tu hai scritto che la desideravi, no? Sì, è vero. Te l'ho detto, l'amavo male. Volevo toccarla, possederla. Il mio corpo la desiderava quanto il mio spirito. E quando nessuno poteva vedermi, sai cosa facevo? Baciavo la terra su cui camminava. Rubavo gli oggetti che le aveva toccato. Per me i suoi abiti erano reliquie da adorare.
bacio. Insomma, avete fatto l'amore, eh? Non lo so. Ma come non lo sai? Non lo so. Non lo so. Ho sognato così tante volte di farlo. Poi mi svegliavo ed ero lì da solo. Certo che quella volta sembrava così vero. La sua pelle morbida che profumava di gelsomino. Le lenzuola candide. Eppure la mamma è vergine, lo so. O meglio, credo. Ecco, io ci ho pensato, ho riflettuto. Guarda, ho persino studiato l'apparato genitale della donna. Vedi? Ma non ho capito se una donna può essere penetrata restando tuttavia vergine. Tu che ne pensi? Beh, non so. Non credo. Psicofarmaci ne prendevi? Certo. Chi ne aveva bisogno li prendeva. I medici stessi ce li prescrivevano. Ma non è vero che ce li somministravano per tenerci prigionieri. Non è vero. Cosa credi, che a Laura in clinica non abbiano dato psicofarmaci? Penso di sì. Lo vedi? Ma adesso Laura non ne ha più bisogno. Sta bene, è guarita. E tu non devi essere in pena per lei. Vorrei. Ma è difficile farlo il padre. Peggio ancora non farlo. Lei si dichiara colpevole o innocente? Colpevole o innocente? Se il fatto di aver tentato di fare del bene vuol dire essere colpevole, allora sono colpevole. Lasciare di colpo senza assistenza 160 ricoverati in una casa di riposo è un modo un po' strano di tentare di fare del bene. Non potevo permettere che si sfruttassero così le mie suore, facendole lavorare più di 20 ore al giorno. Non lo facevano mica gratuitamente? Io credo che 200 e rotte mila lire al mese sia più che gratis. Io avevo chiesto soltanto che m'aumentassero il personale. Certo. Come mai nel guardaroba di una come lei, che voleva essere povera in tutto, sono state trovate 32 pellicce e nei cassetti centinaia di gioielli? Si tratta di donazioni. Nei musei vaticani le donazioni sono molte di più. Brava! Ma lei le pellicce le indossava? Ma che argomenti sono? Solo una. Se guardate bene, le altre non sono della mia taglia. Comunque non andava vestita come dovrebbe una donna di chiesa. Perché dovrei vestirmi da bigotta se io il bigottismo non lo ammetto? Queste cose credo che un cristiano di oggi non le debba fare più. Silenzio! Silenzio! E cosa deve fare un cristiano di oggi? Vedere Cristo in tutte le persone che soffrono. Amare tutti e non per denaro. Anche se oggi, coi tempi che corrono, disgraziatamente, il denaro serve. Serve a comprare yacht, champagne e pellicce. Serve a formare dei preti, come intendo io, che siano all'altezza dei tempi moderni. Anche se per formarli ci vogliono studi, lauree e soldi, tantissimi soldi. Ma anche l'autorizzazione della Chiesa. La Chiesa mi ha sempre detto d'operare e io ho operato. Anche se adesso tutti quei preti, quei vescovi e quei cardinali che mi avevano sempre sostenuta sono tutti spariti. Passiamo al voto di castità. Lei, che è stata sposata due volte, che cosa intende per castità? La purezza. E per purezza? Signor Presidente, tutti sappiamo che cosa vuol dire, no? Vuol dire forse scrivere amore mio ad uno dei suoi seminaristi? Io chiamo così tutti quanti i miei ragazzi e le mie ragazze. Sino a quando ha intenzione di farci credere che è ancora vergine? Sino a quando voi non mi dimostrerete il contrario. Ci sono testimoni che dicono ben altro. Dove sono? Dove? Portatemeli. Chiamate Sandra Agostini. Dov'è? Dov'è? Si calmi, signora. Io non la vedo. Si calmi. Si calmi, per favore. Qui stiamo perdendo del tempo. Non è per parlare della mia verginità che siamo qui. Se fossi un uomo non avreste queste curiosità morbose per la mia vita sessuale. È di altro che dobbiamo parlare. Parliamo dei bisogni di questi ragazzi, dello sfascio che c'è nelle loro famiglie, del caos negli ospedali, nelle istituzioni, nella stessa chiesa e nel Silenzio. Mondo intero. Nel mondo intero, Silenzio! Caro signor Presidente. Prego, professore, si accomodi. Grazie per avermi telefonato. Non sa quanto ci speravo. Mi dispiace che è dovuto venire fin qua, ma... Venga pure, siamo soli. Ma noi l'altra volta non ci davamo del tu. Sì, ma...
Ora che so chi è lei, non potrei più permettermi certe confidenze. Ma si figuri, guardi, io sono un uomo come tanti altri. Anzi, sarei felicissimo se lei mi considerasse un amico. Se non fosse così, non avrei mai trovato il coraggio di telefonarle. La mia è una brutta storia, ma ho deciso di raccontartela perché voglio ad ogni costo aiutarti a salvare tua figlia. Ma per aiutarmi devi venire al processo. Mamma Ebe ti ha sfidato, perché non le rispondi accusandola? Tutti i giornali parlano di te. Per accusare bisogna essere senza peccato. Ma chi è senza peccato? Io no di certo, perciò non verrò al processo. Intanto racconta. Non è stata una vita facile la mia. A 16 anni ho cominciato a fare la vita. Quando rimasi incinta di Nico, decisi di tenermelo. Povero amore mio. Non dovevo lasciarlo a gente estranea. È stata colpa mia. È come se l'avessi ucciso io. In pratica l'hai presa come una punizione per la vita che facevi prima. Per questo andai da mamma Ebe. Lei mi accolse subito nella comunità. E io accettai tutto. La regola severissima della comunità, i lavori più disumani. Lavavo e accudivo i malati anche per 20 ore al giorno. E quando hai cominciato ad aprire gli occhi? Se fosse stato per me non li avrei mai aperti. Fu una mia amica, una certa Maria Pia Sturla, ad aprirmi gli occhi. Tant'è vero che, di nascosto dalla mamma, decidemmo di scrivere al vescovo per chiedergli consiglio. Stavamo chiuse in camera a scrivere la lettera quando la porta si spalancò di colpo. Che cos'è quel foglio che stai nascondendo? Niente. Tanto è inutile. Lo so che cosa state tramando voi due. Avanti. Dagli il foglio. Siamo arrivati a questo. Guarda un po', Giulio. Guarda. Leggete che cosa dicono di me. Che dicono della loro mamma. V'ho accolta nella mia casa. V'ho trattate come delle figliole. Ed ecco oggi come mi ripagate. Scrivendo che io non sono adatta a dirigere una comunità religiosa. La mia comunità religiosa. Quella che io ho creato dal nulla. Soltanto con le mie forze. Contro tutto e contro tutti. Voi siete... Siete! Voi siete due creature del diavolo! Del diavolo! Del diavolo! Sorpresa! Ah. Mamma! Le è venuto un attacco. Siete soddisfatte adesso? Se succede qualche cosa alla mamma, ve la faremo pagare. Non le accadrà nulla, state tranquilli. Ormai i suoi attacchi non mi incantano più. Inginocchiatevi. Non lo fare. Chiedetemi perdono. In ginocchio, puttane! Puttane, giù! La mamma mi ha detto che hai bisogno di confessarti. L'ho sentita molto in pena per te. Che cosa accade? Non sono più tanto sicura che questa sia la mia strada, Don Paolo. Vuoi sciogliere i voti? Non lo so, ma è che le cose non vanno come dovrebbero andare. È stata la Sturla a metterti in testa queste idee? No, no. Perché vuoi difendere Satana? Tu sei votata a Dio. Guarda il Cristo. È morto già una volta sulla croce per i nostri peccati. Vuoi di nuovo crocifiggerlo con le tue menzogne? Vuoi che la maledizione divina che già una volta ti ha punito e ti ha privato della tua innocente creatura ricada di nuovo su di te? Oh, no, no, questo non voglio, no. Allora pentiti, confessa la tua colpa e accetta l'espiazione. Sì. Splendido esempio di virtù.
Ringraziamo, Signore, per il cibo che stiamo per prendere. Che non ci manchi mai. Mi tennero giorni e notti in quella posizione. Poi fu ancora peggio. Fui umiliata e frustata a colpi di acqua gelida. Subì servizi umilianti che non voglio nemmeno raccontare. Aspetta. Tieni. Era una lettera di Maria Pia. Scriveva da Borgodale, dove era stata mandata per punizione come inserviente. Mi diceva che aveva saputo che la congregazione di mamma Ebe non era riconosciuta dalla Chiesa e che perciò non eravamo delle vere suore. E mi incitava a fuggire alla prima occasione. Per fortuna avevo conservato il doppione delle chiavi della mia macchina, che avevo donato alla comunità. Fuori! Fuori! No! No! Giuseppina! No! No! Ferma, stai ferma! Lasciatemi! Adesso so che la colpa di quanto è accaduto non è tua. Tu sei una suora devota. È la Sturla che ti ha portato sulla cattiva strada. Ma ti dimostrerò che tutto quello che ha detto non è vero. Anzi, te lo dirà lei stessa. Avanti, entra. Maria Pia. Avanti. Ti ho mentito. Non è vero niente. L'avevano drogata e potevano drogare anche me. Non avevo più scampo. Allora mi aggrappai a Lavagnino. Lui aveva un debole per te? Quello lo aveva per tutte. Ma io lo secondai. Era la mia unica speranza di fuga. È per questo che ci sono andata a letto. Ho una sorpresa. Guarda che ti ho portato. Ma sei pazzo? Sì, la sposa del Signore. Stupenda, stupenda, bellissima. Ecco i capelli. I capelli li sciogliamo. Sì. Così. Girati. Ecco. E adesso facciamo la cerimonia dell'iniziazione, ma come dico io. Ecco, stenditi. Qui, giù, stenditi. Aspetta, com'era? Decido di affidare... Ecco. Desiderosa di attuare la mia consacrazione al servizio della Chiesa e dei fratelli? Desiderosa di attuare la mia consacrazione al servizio della Chiesa e dei fratelli? Mi affido alla protezione di questa famiglia. Mi affido alla protezione di questa famiglia. Di questa sacra comunità. Mi assista alla protezione di questa sacra comunità. E di mamma Ebe. E di mamma Ebe. Figli miei, ecco qui l'uomo che avevo eletto a compagno della mia vita. Ed ecco qui la donna che aveva chiesto e aveva ottenuto la mia comprensione ed il mio aiuto. Ora ascoltate come questi due hanno mantenuto il sacro voto di castità che è alla base della nostra regola. Girati. Vecchia strega schifosa. Che tu sia maledetta. Portateli via. Io non li punirò. Sarà la loro coscienza a tormentarli. Preghiamo per loro. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia. A Lavagnino poi non so cosa gli avranno fatto. Né so cosa sarebbe successo a me se la mattina dopo, quando vennero a arrestare mamma Ebe,
non fossi scappata. Quella donna è completamente pazza. Sandra, ascoltami. Tu devi, capisci, devi raccontare tutto questo in tribunale. Ma perché dopo quello che ti hanno fatto? Lo capisci che tacendo tu aiuti la Giorgini? Ho paura. Ma di che cosa? Quella donna in galera ci resterà, specialmente dopo la tua testimonianza. Che ti può fare ormai? Tutto. Ma non capisci, Ebe non è pazza. Ma come non è pazza? No! Ebe è una strega, una vera strega. Lei può fare cose che le persone normali non possono fare. Parla col diavolo, ne sono sicura. Sandra, calmati. Ma non vedi come ti hanno ridotto, eh? Io ti capisco, sai. Hai tutte le ragioni per essere sconvolta. Ma streghe, diavoli, sono superstizioni superate. Tu non sei una sciocca, è vero? Non lo so, ho paura. Fidati di me. Pensa a quanta gente potrei aiutare con la tua testimonianza. E non penso solo a mia figlia. Credimi. Io ti faccio schifo, vero? Ma cosa dici? Allora sei proprio sciocca. Dopo quello che ti ho detto ti faccio schifo? No! Allora rimani e fai l'amore con me. E non per quello che pensi tu. Neppure se ti prometto di testimoniare, rimani. No. Perché? Sandra, sono stanco. I nervi a pezzi. Sai, si può invecchiare di anni in pochi mesi. Ma tutto l'affetto che io posso provare per una creatura che fino a ieri non conoscevo. Io ora la provo per te. Stai tranquillo, verrò in tribunale. Ringrazio. Lei dichiara di riconoscere tra gli imputati la nominata Giorgini Ebe? Sì. La guardi, signorina? Sì, la riconosco. Lei, signorina Agostini, ha prestato servizio a Villa Ebe in qualità di segretaria della Giorgini o semplicemente come aiutante, diciamo così, monaca? Io facevo la serva. Un termine che non si usa più, signorina, quasi offensivo. Non mi pare un termine offensivo. Servire significa fare la serva. E per quale motivo lo faceva? Così, per fare del bene. Io lo facevo volentieri. Possiamo sapere quale fosse il suo stipendio? Non ho mai ricevuto nessuno stipendio. Mi piaceva. Mi piaceva perché amavo la mamma e ammiravo la sua missione. Poi volevo cambiare vita e lavoro. Quale lavoro faceva prima di entrare a far parte della... Il lavoro che sono tornata a fare. La prostituta. Silenzio! Cosa le indusse a tornare alla vita che voleva abbandonare? A Villa Ebe la trattavano male? No. Fu io a rendermi indegna della fiducia che la mamma aveva riposto in me. La tradì. Ebbi rapporti intimi con suo marito. E così la cacciarono. Non proprio. Io non credo che la mamma mi avrebbe punita. Ma la arrestarono. E non ebbi neanche il tempo di chiederle perdono. Lo faccio ora. Perdonami, mamma.
nella tua infinita bontà, dai pace a quest'anima peccatrice. Silenzio. Per favore, silenzio. Silenzio. Signorina Alessandra Costa, francamente ci aspettavamo da lei una testimonianza diversa. Le ricordiamo che sotto giuramento. Allora, se nessuno ha domande da rivolgerle, per noi può andare. No! Silenzio! No! Silenzio! Non vedete? Questa donna ha paura! Carabinieri! No. A me ha detto cose ben diverse! No! Servizi, umiliazioni diaboliche! Non è vero, mi lasci! Dai! La prego, perché calmi, hai paura, calmi. Sandra! Quest'uomo è pazzo! Sandra! Tu ti sei approfittata della disperazione di tanta gente. Di creature sole come mia figlia che avevano bisogno d'amore. Di gente sola, senza una vera famiglia, senza un lavoro, senza qualcosa in cui credere. False speranze, falsi ideali, grotteschi miracoli, bugie. Per che cosa? Per catturare l'anima di questi poveri ragazzi e fare i tuoi schiavi, eh? Imbrogliona, pazza, criminale! Credevi di aver vinto, eh? No! La pace sia con te e col tuo spirito. Sandra! Sandra, ascolta! Per me, scusi! Sandra! Perché? Te l'avevo detto che avevo paura. In seguito al dibattimento si è arrivati alle seguenti conclusioni. Visti gli articoli 36-48, decreto 50, numero 1, 2, 5 e 11, gli articoli 619-703, numero 1, 19-112 e l'articolo 605, numero 3 e 4, questa Corte dichiara innocenti dei reati ascrittigli Ballarini Giuseppina e Luchini Lina. Ritiene colpevole Massa Damiano, secondo le modalità di ruoli descritte nel capo A, e pertanto lo condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione. Ritiene altresì colpevoli dei reati di cui gli articoli sopra descritti, più gli articoli 812, numero 1 e 2, gli imputati Lavagnino Roberto e Cesetti Giulio, e condanna il primo ad anni 4 e mesi 5 ed il secondo ad anni 3 e mesi 2 di reclusione, e dichiara colpevoli del reato di cui all'articolo 110, numero 1 e 2, in relazione agli articoli 399, 61, numero 2 del codice penale Monti Paolo e Giorgini Ebe, e pertanto condanni il primo ad anni 5 e la seconda ad anni 10 e mesi 2 di reclusione. Bravo! La seduta è tolta. È soddisfatta della sentenza? Certo, i giudici hanno ascoltato me e l'hanno condannata. Questo comunque non le dà la possibilità di riavere suo figlio. Pazienza, non l'avrò io, ma non l'avrà neanche lei. E le basta? Sì, mi basta. Laura. Ragazzi, mi dispiace di essermi lasciato andare in quel modo. Ma perché, papà? Quello che hai detto contro la mamma, in fondo, è stata la migliore difesa che tu potessi fare. Laura, stammi a sentire un momento. Sandra Agostini ha avuto paura. Se tu sapessi le cose che mi ha raccontato... Non dire altro! Io la conosco, Sandra. È una povera donna. Che Dio la perdoni. Il peccato è talmente radicato in lei che non distingue neanche più il bene dal male. Ma neanche la sentenza di condanna è servita a farti cambiare idea? Una condanna alla Ponzio Pilato, papà. È troppo lieve per una colpevole di tutti i delitti di cui l'accusano. Ed è troppo dura per un innocente. E poi è sacrilega. Ma perché? Perché lei è una santa. Laura, scusa. Laura, senti. No, mi sembra... Tu non stai ancora molto bene, eh? Ti sbagli, papà. Io sono guarita. O davvero preferiresti vedermi chiusa in un manicomio piuttosto che laggiù? Ma cosa dici? Tu sei mia figlia, Laura. Tu non sai quanto ti voglio bene. È vero. Non l'ho mai saputo. Cosa devo fare per convincerti, eh? Lasciami vivere la vita che ho scelto, papà. Ti prego.